Ciao, ben ritrovati ancora una volta, eccoci qui nel nostro angolino profumato più che mai, visto che parliamo di fragranze e bijou e visto che diamo spazio questa volta non ai miei profumi preferiti, ma bensì ad alcuni profumi che io vi consiglio per quanto riguarda la primavera, che poi, ripensandoci bene, alcuni di questi io ve l'ho consigliati anche per quanto riguarda l'estate, stavo per dire l'inverno, mi ero distratta un attimo dalla suoneria, e anche per quanto riguarda l'estate passata vi avevo dato qualche consiglio, quindi più o meno sono delle fragranze che praticamente si ripetono, anche perché così insomma estate e primavera, ecco, sono molto vicine come stagioni e sono anche quasi uguali, perché ci fanno venire in mente il caldo, la bella stagione, eccetera eccetera. E allora il primo profumo del quale vi voglio parlare è, e qui mi taglierei le mani perché me lo sono dimenticato quando vi ho parlato praticamente dei profumi della Peonia, ne ho talmente tanti di profumi che questo proprio me l'ero dimenticato. Anche questo è alla Peonia ed è Peonia di Amalfi e fa parte delle acque d'Italia, terre profume, è un eau de toilette. Ma ci sono ancora queste in commercio? Me lo fate sapere, che non lo so, non ne sono convinta al 100%, vabbè, non l'ho più visto in circolazione. Queste le prendevo alle profumerie Gardenia, quindi le prendevo lì, anche un prezzo abbastanza economico avevano, mi sembra, quindi non è che mi svenavo più di tanto nell'acquistarle. 100 ml, no, stavo leggendo che fanno parte della catena del marchio Anorak, quindi queste, va bene. Questo è un tester, non è che l'ho rubato. sapete quando poi mettono in vendita i tester, no? A prezzi bassi, ecco, quindi io ne approfittai veramente subito. Vuoi che la Mary, amante dei profumi, si faceva sfuggire questo? No, niente affatto. E cosa vi volevo dire riguardo a questo profumo? È un profumo che mette così in risalto soprattutto la terra di Amalfi, lo sapete, il sud ha praticamente così già come terra tutti i suoi sapori, i suoi profumi, i suoi odori, le sue fragranze di erbe, di fiori. Il sud, Amalfi, poi io ad Amalfi non ci sono stata, però ad Ischia sì, come già vi avevo detto in un altro video, e quindi quel profumo proprio dell'isola di Ischia, bello, bellissimo, e quindi poi riportare anche sulla pelle questi odori, no? Queste fragranze. Allora, Peonia di Amalfi è una fragranza da donna, naturalmente l'abbiamo detto, e le note di testa sono il mughetto, e le note verdi, con le sue note verdi, poi ci sono le note di cuore che sono orchidea, la peonia, il giglio e il gelsomino. La nota di base invece è il muschio bianco, quindi fiori, muschio, tutte praticamente profumazioni. Fragranze che mettono in risalto tutto ciò che c'è appunto di fiorito. Lo vedo molto delicato e lo vedo per una donna che sa portare molto bene i profumi a base di fiori. È una fragranza nello stesso tempo molto morbida e invitante, e come dicevo prima rende omaggio a una terra dove per tradizione, no? La bellezza proprio è di tradizione, il bello di queste isole, il bello del sud. Le note verdi, diciamo, sono quelle un pochino più prorompenti, mentre poi c'è la delicatezza, oltre alla peonia, del gelsomino e dell'orchidea. Insomma, è una nuvola fiorita, possiamo definirlo, praticamente. Fa anche, cioè ci sono, secondo come sono mischiate le fragranze, che ne so, questa peonia è differente dall'altra peonia che vi ho presentato praticamente in un altro video. Per esempio questa fa
così quasi pensare a un qualcosa di sogno, ecco, e magari le sere primaverili, le ferie, l'estate in se stesso, il relax, anche, che ne so, delle serate abbastanza eleganti, no? Se ti invitano a una serata, questo potrebbe essere praticamente il profumo quello giusto. È anche un profumo, è un profumo bello, ecco, portabilissimo, da tutte quante, quindi se non lo conoscete magari potrebbe essere un'occasione per testarlo. Ho altri profumini di queste acque d'Italia, poi magari se c'è occasione ve ne parlerò. Il secondo profumo del quale vi voglio parlare è proprio primaverile per in assoluto, non fate caso qua dietro com'è, Flower di Kenzo. È così questo, perché anche questo era un tester, vedete, infatti c'è scritto tester, appunto per questo lo pagai praticamente super scontato, tutte le occasioni le trovo io. Sono fortunata, vabbè, vado alla ricerca. Questo fiore che accarezza tutte le donne, un fiore che ci fa così pensare a un fiore verso la donna, appunto, un fiore che non sia solo la mimosa per le feste delle donne, ma un fiore che sia sempre per una donna audace che sa così vagabondare per il mondo. Non lo so perché io lo vedo in questo modo. Parliamo un attimino, dai, facciamo i seri, parliamo della fragranza in se stesso. Fa pensare anche al papavero, comunque, questo è, tant'è vero che il disegno appunto è quello del papavero, che sembra è un fiore fragile, perché soprattutto non solo per lo stelo ma anche i petali, no, del papavero, però nello stesso tempo è così un fiore pieno di poesia, e quindi c'è questa forza poetica, possiamo dire. Cosa c'è dentro? Comunque c'è la rosa bulgara, la violetta di Parma, il biancospino e la cassia. E sono tutte fragranze che danno delicatezza e sensualità a questo profumo. C'è un accordo poi mix di muschio bianco e di vaniglia. Infatti quella certa nota di dolcezza che poi viene fuori è appunto la vaniglia. La scia che lascia è molto persistente e molto durevole, e c'è anche un certo un piccolo accento di incenso, che dà quasi una sensazione mistica, possiamo dire, ecco. C'è anche un po' di cipria, quindi una nota cipriata. È un profumo elegante, un profumo non solo dalla confezione, è un, diciamo, un profumo per una donna piena di sprint, sensuale ed elegante nello stesso tempo. Insomma, è un profumo naturalmente da testare, da sentire almeno una volta per capire praticamente quello che veramente è l'essenza di questo profumo. In ultimo, ma non per importanza, perché voi sapete quanto io ami queste body mist dell'equivalenza, vi torno a parlare di fiori di ciliegio. È un mix tra ciliegio, fresia, mughetto, e naturalmente da non dimenticare che tutte queste body mist sono arricchite con aloe vera e camomilla, che addolciscono la pelle e inoltre danno freschezza appunto sulla pelle. I formati sono da 250 ml, proprio perché si assorbe facilmente. Questo profumo è molto leggero ed è un prodotto che si può utilizzare tutto l'anno. Poi soprattutto nei giorni estivi, e soprattutto una volta usciti dalla doccia, è praticamente il top dei top, come già vi ho detto altre volte. È un profumo, questo io ve lo propongo tra i profumi primaverili,
però ci tengo a sottolineare che lo vedo adatto in qualsiasi periodo dell'anno, quindi oltre a primavera e estate in assoluto anche autunno e inverno, perché oltre a essere delicato è molto fresco e poi non è invadente e si porta veramente bene. Allora, Kenzo lo vedo adatto però dai 25-30 in su, come questo, alla peonia delle acque d'Italia, mentre invece fiore di ciliegio lo vedo adatto per tutti, insomma, dalle 14 anni, quindi gli adolescenti che iniziano a portare per la prima volta i profumi, passano dalla colonia baby, praticamente sa quei profumini baby che si mettono dopo il bagnetto, passano ai primi profumi da signorina e quindi lo vedo veramente molto indicato. Il prezzo, allora, degli altri due, questo era sui 6 euro, vi avevo detto circa, questo non lo ricordo più sinceramente, forse una ventina d'euro, questo è proprio vecchio ragazzi, però guardate un po' quante ce n'ho ancora, ecco, sta qua. E la body mist di equivalenza invece lo sapete sulle 8,90 euro, 9 euro, insomma, quindi non supera quel prezzo. Niente, io spero che anche questa volta con i profumini primaverili vi abbia dato qualche indicazione giusta per quanto riguarda le fragranze adatte a questo periodo. Se è così lasciatemi un like, se avete suggerimenti datemeli sempre sotto nei commenti, se accettano le critiche purché siano costruttive, non maligne, tanto per infierire. Colgo l'occasione, non vi dedico mai uno spazio grande. Scusatemi, anche perché noi non facciamo mai le dirette, non ci sono mai quei tipi di video, insomma, che mi consentano di ringraziare veramente dal profondo del cuore. Vi dicevo, l'occasione di ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che mi seguono veramente sinceramente, perché capisci chi è che ti segue con falsità, si capisce dal commento. E di solito, scusatemi lo sfogo, però è la verità, chi commenta, chi ti segue in maniera falsa, di solito a chi anche lui o lei a sua volta ha già un canale, cioè fanno finta di aver visto il video, ma si capisce lontano, chilometri e chilometri, che il video non l'hanno visto per niente, pensano che la fessa di turno, in questo caso io, vi dicevo, pensano che magari, insomma, la fessa di turno va a vedere a sua volta il loro video, e invece no, cioè io sto molto attenta a capire chi veramente mi segue con piacere. E quindi ne approfitto di questa occasione per salutare tutti gli anonimi, come li definisco io. Chi sono gli anonimi? Gli anonimi sono, che ne so, adesso non posso fare nome e cognome, ma sicuramente qualcuno si riconoscerà. Per esempio Sabrina, non faccio il cognome di Sabrina, poi ce ne sono veramente tanti, per farti un esempio, che ne so, Mario Rossi, Paolo Bianchi, Maria Rossi, Paola Bianchi, ecco, per capirci. Lo so che ci siete, lo so, ma è perché vi vedo dalle iscrizioni che ci siete, quindi leggo i vostri nomi, qualche volta vengo anche a curiosare sul vostro canale, però so che non avete un canale, siete solamente iscritti e basta, cioè no, che non avete un canale, che non fate video, e a me mi fanno piacere queste iscrizioni, quindi vi racchiudo tutti in un abbraccio globale, solamente che vorrei avervi più presenti. Magari, che ne so, ecco, commentate, fatevi conoscere di più, fatemi sapere che cosa vi piace del canale, che cosa non vi piace, quale tipologia di video magari vi interessa di più o magari vorreste vedere qui sul mio canale. Ecco, magari se interagiamo così mi fa veramente piacere. E niente, dopo questo piccolo sfogo, ringraziamento, io vi mando uno smacco grande grande anche da parte di Rick, che in questa tipologia di video non interviene, lo sapete, lui è un mago delle creazioni e poi ogni tanto si cimenta anche in cucina. E quindi un saluto anche da parte di lui, uno smacco grande grande, ci ritroviamo al prossimo video.